Ciao ragazzi, quello di oggi sarà un video molto discorsivo, perché ho voglia di ragionare un po' su tutto quello che sta accadendo alla Juventus in questo periodo. Allora, tanto domenica c'è l'Inter, e l'Inter sappiamo che non è mai una sfida normale per noi tifosi juventini. Io tante volte sento i tifosi delle altre squadre, che ne so, quelli che tifano Roma, quelli che tifano Napoli, quelli che tifano Lazio, che mi dicono: c'è la partitona, questo weekend c'è Juve-Napoli. C'è Juve Roma, c'è Juve Fiorentina. Io fatico a sentire queste partite. Per me le sfide veramente eccitanti all'interno del campionato di Serie A sono e probabilmente rimarranno sempre due: la sfida con l'Inter e la sfida col Milan. Quelle che storicamente sono le rivali della Juventus. Per me le altre non sono delle rivali a 360 gradi. E quindi la sento particolarmente. E per tutti gli aggiornamenti, mentre arriviamo a giocarci questa partita proprio contro gli interisti, OneFootball, qui sotto in descrizione, completamente gratis, perché oltre agli aggiornamenti in vista della partita, quindi schieramenti, convocati, tamponi, quant'altro, OneFootball è il calciomercato. È il calciomercato perché ovviamente qualcosa bisognerà fare in questo mercato invernale, eh? Tra l'altro, ieri sembra essersi spenta definitivamente l'ipotesi Locatelli a gennaio, perché Carnevali ha detto non partirà nessuno. Su Locatelli c'è addirittura il Manchester City, quindi scaricate OneFootball per leggere tutti gli aggiornamenti di trattative allucinanti, ma a quanto pare Locatelli non sarà un giocatore della Juventus in questa sessione di mercato invernale, ma a quanto pare nemmeno del City. Locatelli al City è una di quelle cose che se te la dicevano ti mettevi a ridere, e invece potrebbe essere un'operazione interessante per il prossimo mercato, con noi che proveremo a fare la nostra mossa in chiave calciomercato. E in chiave calciomercato non dimentichiamoci, perché ho detto Inter e Milan, il Milan in questo momento è là davanti, l'Inter deve sperare di batterci per provare a scavalcare i cugini, quindi per la prima volta da anni Juve, Milan, Inter, tutte competitive. Poi ovviamente c'è la Roma, c'è la Lazio, che tra l'altro si sfideranno, ci sono tantissime squadre che vogliono lottare per toglierci lo scudetto quest'anno. Il Milan in chiave calciomercato si sta muovendo abbastanza bene, mi viene da dire. Ha chiuso per Meite del Torino, un centrocampista interessante per quanto mi riguarda. Poi non so se sarà un titolare, non credo, però è un ricambio interessante che può assolutamente trovare il suo spazio, ma soprattutto sembra che il Milan stia andando su Mario Mandzukic, uno che noi conosciamo molto bene. Ho già spiegato perché secondo me non ha senso parlare di Mandzukic in chiave Juventus, perché non credo che tornerà Mandzukic alla Juventus. Trovate tutti i discorsi nei video precedenti, dato che si sta parlando tanto di quarta punta Juve, e io avevo dato il mio no a Mandzukic, ma non perché non volessi Mandzukic, ma per ragioni ben chiare e definite. Recuperatevi un po' i video passati se ve li siete persi, quelli in cui parlo di calciomercato. E questo è un misto, perché si parla tanto di Scamacca, abbiamo detto Locatelli niente, De Paul c'è sempre quel pallino in testa di un centrocampista che potrebbe arrivare oppure no. Io in questo momento vi dico: voi dove interverreste sul mercato? Qual è il punto chiave, secondo voi, dove andare a prendere un giocatore? Perché io l'ho detto anche l'altra sera in live, per me la quarta punta in questo momento è Kulusevski, senza ombra di dubbio, perché tutte le volte che l'abbiamo visto in quella posizione lì, quindi seconda punta al fianco di un altro centravanti, ha fatto molto bene. Quando invece l'abbiamo visto sull'esterno, per esterno ovviamente quest'anno intendo il 3-5-2 di Pirlo, no? Quindi gli esterni veri e propri, ha fatto male perché probabilmente lui non ha la capacità di copertura come magari a Chiesa, come magari a Cuadrado, come magari a Alessandro, come magari a Frabotta, come magari allo stesso Bernardeschi. Lui è un giocatore molto più tecnico, molto più attaccante, molto più simile a Dybala, se vogliamo, piuttosto che a Chiesa. Poi ovvio che può fare benissimo l'esterno in attacco a 3, quindi un 4-3-3, in un 3-4-3. Può fare il trequartista, come l'abbiamo visto fare in questo momento a Pirlo, ma Pirlo al trequartista richiede quel movimento poi ad andare a coprire, e lì Kulusevski fa un po' fatica. Quindi per me la quarta punta è Kulusevski. Poi se vogliamo inserire un giocatore che ha determinate caratteristiche, quindi una forza fisica fuori dal comune, una copertura della palla differente, il fatto di essere alto, poter fare dei gol di testa con dei semplici e banali cross, allora ok, se dobbiamo inserire un giocatore, tanto per, tengo benissimo Kulusevski come quarta punta, addirittura quasi non faccio niente se poi non mi va a inserire un centrocampista veramente forte in organico. E se Locatelli no, e se De Paul forse, gli altri non lo so, che possano essere ceduti dalle squadre detentrici del cartellino, che possano fare anche comodo alla Juventus, secondo me diventa difficile. Quindi rischiamo veramente di trovarci in un calciomercato fermo, bloccato, con solo Reynolds che va al Benevento, con solo Rovella che arriverà poi in futuro, con tanti giovani che girano. Vediamo un po', perché non dico di essere preoccupato, perché mancano ancora 2 settimane, chiude il 1° di febbraio, però non ho ancora capito cosa vuol fare la Juve. Ecco, è questa la cosa che preoccupa me.
perché non ci sono arrivato, non perché penso che non abbiano le idee chiare. Credo che stiano parlando di questa sessione di mercato da tempo, ormai. Ma torniamo a soffermarci sulla questione Inter, perché si gioca con l'Inter, si giocherà. E noi dobbiamo fare i conti con una formazione che, da un certo punto di vista, sembra molto complicata. Da un altro punto di vista mi sembra quasi obbligata, perché abbiamo Cuadrado, Alexandro e De Ligt fuori per Covid. De Ligt molto difficilmente potrà essere della partita, quasi impossibile. Per Cuadrado e Alexandro, dato che la positività è arrivata prima rispetto all'olandese, qualcosa potrebbe muoversi in realtà e potrebbero essere convocati. Dico convocati e non titolare per un motivo, perché questi sono 10 giorni che sono a casa, va bene che magari si sono pure allenati. Cuadrado era completamente asintomatico, Alexandro aveva qualche lieve sintomo dell'influenza, però non hanno svolto l'allenamento con il resto della squadra, non hanno provato la partita, quindi molto probabilmente, direi tipo 90%, nessuno dei tre potrà essere un giocatore indiziato a partire dal primo minuto. Ma secondo me ci sono anche altri giocatori indiziati a non partire dal primo minuto, ed è per questo che oggi proviamo a fare un po' la conta, proviamo a fare la quadra in avvicinamento alla partita con l'Inter. Chi gioca con l'Inter? Qual è la formazione? Partendo sempre dal presupposto che schiereremo la squadra con il 3-1-6, 3-1 bla bla bla, dai, è sempre quella alla fine, tre giocatori in difesa in impostazione, quattro giocatori in difesa in copertura. E quindi vi dico, è obbligata perché? Perché dietro abbiamo sempre gli stessi, Bonucci e Danilo, non c'è De Ligt, c'è Szczęsny che tornerà dopo il turno di riposo in Coppa Italia dove ha giocato Buffon. Oggi si parla tanto di Chiellini per provare a marcare Lukaku, e sarà sicuramente una bellissima gara, una partita nella partita se dovessimo vedere questa cosa. Per me non è Chiellini, per me è Demiral, anche perché io vi faccio una domanda: se Demiral non gioca nemmeno con De Ligt fuori, quando gioca Demiral? Seppure Chiellini a fine carriera l'ha scavalcato nelle gerarchie, quando gioca Demiral? Non gioca mai. E ancora, Chiellini è partito titolare nella partita di Coppa Italia. Un Chiellini che sappiamo bene ha un fisico in questo momento, una condizione fisica e atletica precaria, diciamo precaria. E fargli fare addirittura due partite nella stessa settimana mi sembra eccessivo, se non poi la partita, probabilmente quella che sulla carta era il match scudetto a inizio campionato, a marcare il giocatore, l'attaccante più difficile a marcare presente in Italia, se la gioca con Ibra, ecco, diciamo così, e Cristiano Ronaldo è tutto un altro tipo di giocatore, ma questi sono centravanti che fai veramente fatica a marcare. E un Chiellini a fine carriera, a mezzo servizio, rientrato all'infortunio, che fa due partite consecutive, lo mettiamo in campo, e un Demiral che dovrebbe essere un giocatore in rampa di lancio, il cui futuro dovrà essere alla Juventus o fuori dalla Juventus se si deciderà in questa stagione, perché lui non è che rimarrà per sempre da noi a fare la riserva, non gioca nemmeno nel big match, quindi per quanto mi riguarda gioca Demiral, non gioca Chiellini. Poi sono disposto a vedere e a capire. Fatto sta che facendo giocare questa configurazione siamo obbligati in alto ad avere Gianluca Frabotta in alto a sinistra, e vi spiego anche il perché. Quando andiamo a fare la scalata, come vedete qua in grafica, ci serve un giocatore che diventa praticamente un terzino sinistro, con Chiesa che poi rimane lì a centrocampo e con Danilo che va a fare il terzino di destra. Non abbiamo Cuadrado, non abbiamo Alexandro, le uniche due fasce, se vogliamo togliere Bernardeschi, sono loro due, però Bernardeschi e Chiesa non sono giocatori che possono andare poi a fare il terzino, cosa che invece Frabotta è, e quindi io mi aspetto ancora una volta Gianluca Frabotta nei titolari. Comunque iniziamo a vedere Bonucci, eventualmente Chiellini, Frabotta, Chiesa, poi diciamo che la Juve non è italiana, ma se andiamo a vedere questo scontro con l'Inter, di nomi potenzialmente italiani che possono giocare ce ne sono, e come, poi ovviamente ne abbiamo pochi, in realtà in rosa sono quasi tutti qua. E poi parliamo del centrocampo, perché io mi aspetto assolutamente Bentancur, McKennie e Ramsey, non mi aspetto assolutamente Arthur, sarei veramente stupito di vedere Arthur nei titolari, dato che ha fatto 90 minuti col Sassuolo, 120 minuti col Genoa, un giocatore che Pirlo ha sempre dosato e centellinato all'interno di questa prima stagione juventina, e quindi mi aspetto assolutamente Arthur in panchina. Poi lo sapete, io lo adoro, per me dovrebbe giocare sempre, l'unico giocatore che ha determinate caratteristiche di impostazione, di possesso, di palleggio nella Juventus. A me piace molto la Juventus quando gira con Arthur che la fa girare. Non credo che giocherà,
Credo che giocheranno invece Ramsey e McKennie, quest'ultimo ovviamente insieme a Chiesa da valutare per via dell'uscita malconcia dall'ultima partita di Serie A proprio contro il Sassuolo. Vedremo un po' se saranno della partita, ma in teoria sì, si dice che saranno della partita e si farà questo provino per cercare di recuperarli. Se non dovesse farcela McKennie, mi aspetto Rabiot. Allora, intanto uno tra Bentancur e Arthur deve giocare, perché abbiamo questa nuova configurazione con tre centrocampisti invece che il trequartista, e quindi uno davanti alla difesa ce l'abbiamo praticamente sempre. E sono gli unici due che possano gestire il pallone lì davanti alla difesa, quindi uno dei due me lo aspetto assolutamente. McKennie se sta bene gioca, Ramsey se sta bene gioca, e allora Rabiot poi si accomoda in panchina con Rabiot e Arthur come centrocampisti pronti a subentrare. E ripeto, mi aspetto Chiesa, non dovesse giocare Chiesa lì, probabilmente toccherebbe a Federico Bernardeschi, quindi un Federico per un Federico, e davanti Cristiano Ronaldo e Morata con Kulusevski pronto a entrare a spaccare la partita. Questa è la panoramica che vi faccio su questo Inter-Juve, che è veramente importantissimo. Fare risultato ancora una volta a San Siro contro una diretta pretendente per lo scudetto, oltre a darci un morale atomico e probabilmente a buttare un po' di morale loro e a fargli capire che sì, siamo partiti male ma non ci ha ucciso ancora nessuno, ci rilancerebbe anche nelle posizioni altissime di classifica in questo filotto difficilissimo che è gennaio, febbraio, se vogliamo anche marzo, perché poi ci sono tante altre partite da andare a fare. Lo sapete bene, ve l'avevo detto, c'erano 7 partite, 21 punti a disposizione, siamo partiti bene, ma non abbiamo ancora fatto niente. Per fare veramente bene e aggiungere un pezzettino, perché non è che vinci con l'Inter e poi sei a posto, ma aggiungere un pezzettino, devi fare risultato a San Siro. Questi probabilmente sono i giocatori giusti da mandare in campo, voglio sapere anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti, ma anche in chiave mercato, perché comunque una cosa tira l'altra. Vedete, ci sono delle difficoltà nel fare la formazione, perché le fasce sono quelle lì, dato che ne abbiamo due fuori per Covid, i difensori centrali sono quelli lì perché non c'è diritto, però c'è un ballottaggio interno tra un difensore giovane e uno delle bandiere, là davanti, voglia la quarta punta addirittura, però Kulusevski si siede in panchina. Dybala fuori per infortunio, ci aggiunge alla quarta punta, guarda la Juventus come me e voi probabilmente, niente di più. Quindi voglio capire anche un po' le vostre impressioni. E un mi piace a questo video se vi è piaciuto il mio modo di ragionare e di fare una panoramica generale su questo big match. Noi ci vediamo direttamente live su Twitch domenica sera e se succede qualcosa ovviamente qua su YouTube in un nuovo video aggiornamento.